Ciao a tutti, sono Giorgio Messina e oggi sono qui per parlarti di Guardiani della Galassia volume 2. Devo cominciare col dire che il primo non mi è piaciuto tantissimo, non è stato uno dei film della Marvel che ho preferito in assoluto, però comunque l'ho trovato divertente come al solito. Sì, stranamente mi è piaciuto più il secondo che il primo, perché di solito il primo, sempre, è quello più bello, dove vengono spinte tutto per essere un successo cinematografico, per poi fare i sequel un po' più scabrosi, e invece stavolta mi è piaciuto più il 2 che il primo, forse perché, non lo so, forse perché c'è Groot alto così, non lo so, può essere, cioè non è che può essere, può essere. Come ogni film Marvel, questo è un ottimo mix fra azione, comicità, scene di super figaggine, emozioni, e soprattutto, porca puttana, quanto è puccioso Groot. Perché Groot, questo esserino che prima era un albero gigantesco, adesso è un nano, un microbo più che altro, è stato reso l'essere più puccioso dell'universo. Un po' come la star canina di Instagram, Gifpom, che non so se conoscete. Guardatelo. Puccioso ovviamente è un termine che esiste. Questa secondo me è stata davvero un'ottima scelta, soprattutto perché sicuramente, se avete visto L'Era Glaciale, uno dei primi personaggi, se non il primo che vi viene in mente, è lo scoiattolo che cerca di prendere la ghianda. Ecco, la stessa cosa però potenziato, giusto tipo un miliardo di volte. Molto bello. Poi uno prende appunti, già io scrivo male, Eric lo confermerà, ma poi scrivi al buio senza guardare e leggo miglior canco di sempre. In questo film compare anche una star che tutti noi conosciamo, ma tutto il mondo conosce. È tonda, è gialla e mangia le palline. Ebbene sì, è Pac-Man, perché a un certo punto ci sono degli effetti sonori che io ho detto, cazzo, ma questo è il suono di Pac-Man, e mi è anche stato confermato dal mio vicino, e dopo circa 5-10 minuti compare Pac-Man, che c'è stata un'idea, un concept che già mi aveva interessato molto nel primo volume, e in questo devo dire che l'hanno potenziata un sacco. Avete presente il tizio blu, che adesso non ricordo come si chiama, è quello che ha cresciuto il nostro bel protagonista, quello con la pinna che fischia, con un ago che tipo penna che va e trafigge nemici? Ecco, in questo è diventato molto più figo. Cazzo, pazzesco. E citando, guardalo, fischia come un angelo, credo. Sotto un certo punto di vista, questo film è anche richiama un po' la blasfemia, perché vedremo che c'è un personaggio che è tranquillamente indirizzabile a un altro, sempre con la barba, quindi che viene dal figlio. Quindi, non so, magari sono io che sono malato e l'ho pensata così, ma può essere. Cioè, non è che può essere, può essere. Sì, ho visto lo svarione poco fa. Tolte queste frivolezze, devo ammettere che il film comunque mi è piaciuto molto, è stato molto divertente, molto bello da vedere. Anche se non rientra assolutamente nella categoria dei film pazzeschi da vedere assolutamente, cazzo che devo spararmi lì in vena, tipo, non so, Thor, Iron Man, quelle robe lì, che sono molto più fighe, anche perché, vabbè, Guardiani io non li conosco bene, quindi per me non rientravano in una categoria molto interessante. Però devo dire che ci stavano, anche se effettivamente la formula magica della Marvel, almeno per me, si sta un po' scaricando, perché i film cominciano a essere tutti uguali. Stessa cosa, succede una cosa, scena comica, qualcuno che fa una cosa importante, magari un sacrificio per proteggere uno dei compagni, un amico, moglie, marito, quello che è. Devo ammettere che dopo un po' sta effettivamente stancando, anche se i film rimangono molto fighi, perché ci sono i supereroi e vanno di moda e sono belli, perché effettivamente sono belli, però dopo un po' devo ammettere che sta cominciando a sfrangere. Ah, dimenticavo due cose. Uno, leggete la recensione personale, perché è personale, testuale, il link in descrizione. E due, se avete degli occhialini 3D tipo questi, è l'ora di indossarli, perché GM presenta Guardiani della Galassia 2. Da notare quanto sia figa questa cosa. Sì, è l'agendina che la Disney ci ha gentilmente regalato insieme a occhialini e il Groot che puzza di cinese morto. Mamma mia quanto puzza sta roba. Devo dire che è fighissima, quindi. E sì, lo so che ho lo sfondo rosso e quindi con questo vi esploderanno gli occhi o vedrete grigio. Mi spiace, ma questo sfondo è figo, quindi ormai uso questo. Quindi detto questo io vi ringrazio per aver visto il video, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione verso l'alto, se no, boh, ciao. E ci vediamo alla prossima, quindi
Boh, sicuramente Thor nuovo perché quello è figo. Groot, io sono Groot. Questa cosa puzza di plastica cinese, di quella col cancro proprio. Pixel Photo Club.